Purtroppo il tema dell'alcol e degli adolescenti è ancora al centro dell'attenzione. Ieri sera, proprio a Como, è stato presentato anche un libro della collega Alessandra Di Pietro che si chiama Il gioco della bottiglia. Alessandra è venuta a trovarci con gli amici della Rotary. Innanzitutto, ciao Alessandra, Ciao, buongiorno. buongiorno. Buongiorno a te. Allora, questo tuo libro, Il gioco della bottiglia, che cosa sta a significare e soprattutto che cosa vuole dire? A chi si rivolge Alessandra? Il gioco della bottiglia è un'inchiesta giornalistica che racconta la relazione tra l'adolescente e l'alcol, una relazione che spesso non conosciamo per la semplice ragione che non li ascoltiamo. E quindi quello che io ho fatto è stato andare ad ascoltare gli adolescenti quello che avevano da dire e poi sono andata dagli esperti per farmi raccontare il loro punto di vista e infine ho scritto un libro che è dedicato ai genitori. Ecco, Alessandra è anche mamma. Sì, di due E ragazzi. quanti Un anni maschio e una femmina. hanno Alessandra? Ettore ha 13 anni, Agata ne ha 10. Attenzione, Non è ancora il periodo più critico, ma sicuramente. Allora, attenzione, è il attenzione. periodo preparatorio. Cosa succede allora in questa preadolescenza, Alessandra? In questa preadolescenza succede che i ragazzi immagazzinano nella loro testolina, che è un software molto vergine, quindi un software aperto, immagazzinano tutti i comportamenti che vedono a casa, che vedono che noi pratichiamo nella vita quotidiana e si preparano per incontrare, speriamo più tardi che mai ovviamente, per incontrare però delle sostanze che possono potenzialmente minare la loro libertà. Le prime sostanze che incontrano sono le sostanze legali, il tabacco e l'alcol. Allora, mentre spesso i genitori si preoccupano di avere un pensiero riguardo alle droghe illegali, non pensano invece a cercare di avere un comportamento sulle prime due droghe che i ragazzi incontreranno, appunto l'alcol e il tabacco. Allora, questo libro vuole cercare di dare ai genitori degli strumenti di riflessione per elaborare dei comportamenti molto semplici, immediati e diretti che possono passare ai ragazzi e che possono aiutarli a crescere liberi e a ritardare e magari proprio a non avere un contatto con le sostanze. Si può anche evitare questo contatto, Ma allora, certo, Alessandra. il 44% dei ragazzi under 18 non beve, è importante dirlo, eh. Essere astemi Ma è è anche vero che una roba di culto. in questa tua inchiesta sei riuscita a capire che nel mondo giovanile se non bevi, tra virgolette, non sei nessuno? Cioè bisogna per forza sballare oppure c'è anche chi, come giustamente tu dici, riesce a venirne fuori in maniera decisamente indenne? Allora, È un tema non sicuramente facile. l'alcol è un grandissimo motore di socialità, ma lo è anche per gli adulti. Quando gli adulti si mettono a tavola, la serata parte servendo una bottiglia di vino, se si sta cenando bene. Quindi è qualcosa che anche noi abbiamo passato ai ragazzi. Allora, esiste una socialità molto lubrificata dall'alcol, sicuramente, ma esistono anche dei comportamenti che sono dei comportamenti belli, brillanti, sociali, che non hanno bisogno di alcol. Però sai il punto qual è? Qual è? Il punto è che, e noi giornalisti lo sappiamo, fa notizia quando i ragazzi fanno casino perché hanno bevuto, ma proviamo a far fare notizia alle cose meravigliose che fanno senza bere? Ma certo, io sono perfettamente favorevole con te, assolutamente. E speriamo che possano avvenire comportamenti, per così dire, virtuosi anche a Como, Alessandra. Me lo auguro, andiamoli a cercare. Grazie di questa tua testimonianza. Il Rotary. Allora, il segretario del Rotary è venuto qui a trovarci sempre in prima fila per cercare di prevenire questi comportamenti, giusto? Sì, Rotary attraverso l'associazione cerca comunque di trovare soluzioni a delle problematiche che in questo caso coinvolgono i giovani. Abbiamo un socio che è primario all'ospedale di Cantù, che è il professor Caminiti, il quale ha segnalato già in passato questo crescere di situazioni di coma etilico. L'anno scorso in tre ospedali comarchi abbiamo avuto 270 ricoveri, per cui il problema cominciava a diventare molto importante e abbiamo sentito il dovere comunque di coinvolgere anche i genitori in questo processo di educazione e di sensibilizzazione al problema. Quindi siete in prima fila davvero da tanto tempo ormai, vero? Assolutamente sì, per quanto riguarda il sociale, la cultura e quant'altro, però questo è un problema che riguarda soprattutto i giovani e quindi gli adolescenti che sono il futuro di domani, quindi noi cerchiamo assolutamente di formare delle persone che poi possono essere delle persone che
daranno un contributo alla crescita della società.